Ciao a tutti, siamo all'Autoscuola Zano con il titolare Luca Pavan per parlarvi brevemente dell'iniziativa Obevio Guidi che si terrà il prossimo 18 giugno alle 14 presso il Piazzale della Meridiana nel comune di Azzano San Paolo. Luca, come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce dall'idea di professionisti, amici, che hanno a cuore la passione per la sicurezza stradale. Abbiamo inventato un nuovo sistema dei laboratori, dei space drive, dove i ragazzi provano l'esperienza alcol e guida. Cosa vuol dire guidare in stato di ebbrezza? Prima che arrivino sulla strada, questi laboratori sono incentrati sia sulla sanzioni amministrative, sulla frenata di emergenza col bagnato, sulla prova di coordinazione con questi occhialini che simulano appunto stato d'ebbrezza e utilizzo di droghe. E poi abbiamo anche pensato al pronto soccorso, quindi la Croce Bianca che ci dirà gli effetti che hanno queste alcol e droghe sul cervello, il sistema sanzionatorio, quanto costa una birra quando vengo fermato dal neopatentato e anche dopo con i vigili urbani. E poi abbiamo pensato anche all'area non patentati, un'area dedicata ai ragazzi dai 14 anni in su che provano il monopattino elettrico, proveranno l'esperienza di guidare un simulatore moto, un simulatore auto e anche questi occhialini per lo stato di ebbrezza, perché purtroppo l'età si sta abbassando per quanto riguarda i giovani che si affacciano all'alcol. Dopodiché l'area invece patentati sarà un'area dedicata anche al montaggio e smontaggio delle gomme, al controllo del veicolo, del FQR sul veicolo e soprattutto ai tempi di reazione in frenata. Calcoleremo i tempi di reazione in una frenata di emergenza per ogni singolo allievo e poi gli faremo provare questi occhialini e con evidenza che il tempo di reazione in stato di ebbrezza aumenta in maniera esponenziale. Quindi qualcosa desideri che i ragazzi portino a casa da questa esperienza? Un'esperienza reale, una prova concreta, in modo tale che, vissuta questa esperienza, il ragazzo possa scegliere consapevolmente di mettersi alla guida senza bere. Oh, nel volantino ci sono numerose associazioni, quindi abbiamo detto Croce Bianca, Comune, Provincia di Bergamo, nonché anche Associazione Atena, Safe Drive on the Road. Ma quindi la domanda è spontanea, sarà l'unico evento o avete comunque dei progetti futuri? No, il progetto è ambizioso, vuole trattare tutti gli argomenti, tutti i casi di incidenti e probabilità di incidenti, quindi il prossimo o i prossimi saranno sulla distrazione, velocità eccessiva e anche avere un'idea a 360 gradi di come gestire il veicolo anche in situazioni di emergenza. Quindi potremmo dire sicurezza stradale a 360 gradi per i futuri patentati 4.0. Ripetiamo dov'è l'evento. Azzano San Paolo, Piazzale della Meridiana, dalle 14 alle 18:30, vi aspettiamo numerosi. Grazie, ciao! Ciao!